Troviamo con il maestro Arfaraz, Emilio, e con il maestro Mazzoli, se non sbaglio, vero? Corretto. Ascolti, lei ha preparato i ragazzi delle medie? Esatto, in quanto docente per quest'anno di educazione musicale presso la scuola di Pellegrino e puntando molto sull'importanza del canto corale come strumento didattico di crescita insieme, prima ancora che il maestro Emilio mi proponesse questa serata, stavo già preparando i ragazzi in vista di poter organizzare nell'eventualità qualcosa io. Poi si è presentata questa occasione, loro ho colto molto volentieri l'invito in modo da fare qualcosa tutti insieme anche con i ragazzi più giovani. E come è venuta questa idea di fare questo coro questa sera? Dunque, l'idea c'è sempre stata perché abbiamo fatto diversi concerti di Natale precedentemente e da un po' di tempo è stato tralasciato a causa, insomma, di una gestione scolastica un pochino così e poi adesso i genitori hanno detto ma perché non facciamo qualcosa per Natale? Indubbiamente anche per Pellegrino è un momento difficile, quindi c'era bisogno di fare qualcosa per avvivare il paese e anche per far vedere che la gente insomma, ha voglia di fare, di andare avanti, di cantare Natale, che è una cosa bellissima. I ragazzi sono sempre disponibili, ce la mettono tutta, quella che possono fare ovviamente, perché si sa, i ragazzini sono fatti così. E allora è nata questa serata con il grandissimo aiuto dei genitori, una grandissima disponibilità e anche gli insegnanti sono stati molto disponibili
li devo ringraziare veramente perché c'è stata un'ottima collaborazione. Bene, questa è stata una bella idea perché giustamente, come ha detto lei, è un periodo un po' difficile perché questo paese è stato commissariato ultimamente. Sì, sì, io non sono ovviamente pellegrino, quindi la situazione, però parlando insomma con i genitori che si sono imbattuti per fare qualcosa, non ci sono riusciti e questo è molto grave anche perché sotto Natale penso che non c'è burocrazia, non c'è niente che tenga. Cioè le cose vanno fatte perché è la festa più grande per le chiese cristiane, quindi voglio dire che cantano i bambini, che si fa un presepe vivente, che ci sono queste cose qua, penso che è inutile andare a cercare di mettere i bastoni in mezzo alle ruote, insomma, meglio lasciare che la gente lo faccia come l'ha sempre fatto, non è mai successo niente, è andato sempre bene. Pellegrino è un paese molto collaborativo perché io sono diversi anni che lavoro con i ragazzi, quindi insomma anche questa volta potrebbe andare meglio. Comunque va bene così perché in fine dei conti qualche cosina si è fatto e qualche lucina fuori si è messa. Allora, qui abbiamo una cantante del coro. Tu come ti chiami? Elisa. Sei di Pellegrino? Sì. Ma lo sai che tu hai una voce veramente bella? Grazie. Anche perché io ho avuto l'occasione di sentirti per la prima volta quando hai fatto l'onore di venire a Varsi, quando abbiamo fatto la presentazione del presepe. Hai una voce veramente bella. Intendi continuare a studiare canto? Allora, io il canto e anche la musica l'ho presa un po' come una passione che uso il tempo, cioè sfrutto il tempo libero, perché facendo lo scientifico è un po' difficile per me continuare a esercitarmi tutti i giorni, quindi sì, penso di continuare questo mio talento, però spero che trovi il tempo di continuare. Thank you.
E abbiamo qui il tremendo del gruppo, secondo me. Come ti chiami? Luca. Luca? Ascolta un po', vuoi diventare famoso tu? Sì. Cosa vorresti fare? Calciatore. Calciatore? Senti un po', ma che squadra tifi? Juve. Juve? Ma stai scherzando? No, no. Juve? Sì. Ascolta un po', che classe fai? Seconda, media. Seconda media? E sei di Pellegrino? Sì. E la prima volta che canti in un coro oppure hai cantato sempre? Ma no, ho cantato a scuola sempre. E da grande tu vuoi fare calciatore? No, anche il carabiniere. Cioè, se non faccio il calciatore faccio il carabiniere. Bello però, eh? Veramente una bella cosa questa. Lo sai che i nostri carabinieri fanno veramente tanto per tutti noi, eh? Ah sì. Vogliamo farceli gli auguri ai carabinieri? Auguri. Buon Natale. Buon Natale, carabinieri. Bravo. Adesso passo di là, da questo tuo amico che si chiama? Alessandro. Di Pellegrino? Vengo a scuola a Pellegrino, ma non sono di Pellegrino. Di dove sei? Di Vernasca. Così lontano? Sì. E come mai vieni a Pellegrino a scuola? Perché a Vernasca, sotto la scuola, c'è l'inceneritore e per motivi di inquinamento dell'aria sono venuto a Pellegrino. E ti trovi bene qui a Pellegrino con questi ragazzi? Molto. Ascolta un po', ma questo ragazzo qua è tuo compagno? Sì. Aia, sei messo male. Cosa vuoi fare da grande? Non lo so ancora di preciso. Va bene, allora buon Natale anche a te. Grazie, altrettanto. Adesso vado da un'altra signorina che ho avuto l'occasione di conoscere, che voglio qui vicino a me. Vieni qui. Ti chiami? Sofia. E anche tu sei venuta a Varsi quando abbiamo presentato il nostro presepe, vero? Sì. Hai una voce molto bella anche tu e suoni la chitarra anche. Sì, peccato che non sono riuscita a suonarla al meglio, ma... Guarda, non ti preoccupare, perché i grandi maestri di chitarra, quando imparavano, hanno fatto di quegli sbagli madornali. Sì. Quindi coraggio, perché ce la puoi fare, sì, sei brava. Sì. Grazie. Che classe fai? La seconda media. La seconda media. Va bene, coraggio, cosa vuoi fare da grande? La cantante. La cantante, beh, direi, eh. Va bene, tanti auguri, buon Grazie Natale. Grazie anche a lei. Ok, e vieni tu. Abbiamo un'altra signorina che è della terza? Prima media. Prima media, e ti chiami? Rebecca. Rebecca. Senti Rebecca, tu in questo coro è la prima volta che canti? Sì. Sì? Sì. Ti è piaciuto? Sì, sì. È molto bello, perché è una tradizione che abbiamo noi nella nostra religione cattolica. Esatto. Vero? Sì. Cosa vuoi fare tu da grande? La ballerina. Wow, sei brava? Abbastanza. Lo sai che dovrai andare a scuola però? Certo, ovviamente. Bene, io vi auguro un buon Natale a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Buon Natale. Facciamo tantissimi auguri a tutti e caramelli alla propria che voleva fare un omaggio ai bimbi e ringraziamo te per tutto quello che fai, per tutto quello che ci vedi, di chi è lui e i bambini e basta, grazie a tutti per essere numerosi qui. E... grazie per la vostra presenza e allora per tutto, buona festa. Speriamo che l'anno nuovo andate qua da noi, grazie per la vostra presenza e grazie ai ragazzi per la vostra presenza.